Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Spero che le prime riprese vi siano piaciute, le ho fatte perché devo testare la nuova videocamera. Ma possiamo partire. Bene, come avete capito dal titolo, oggi parleremo di una serie TV. Ma voi vi chiederete perché in un canale di libri mettere una serie TV? Bene, perché è molto connessa alla letteratura. Sto parlando di Penny Dreadful. Bene, questa serie TV è, diciamo, un genere gotico e la caratteristica che me la fa adorare è questa, il miscuglio di tutta la tutta, quasi la maggior parte, i più famosi libri della letteratura gotica. Infatti, la storia è basata, ovviamente non vi spoilerò nulla, però è basata su fatti accaduti che mescolano, ad esempio, Dorian Gray, Frankenstein, Dracula, robe di possessione e tutto il resto. È tutto messo insieme. Io all'inizio credevo venisse fuori un'emerita cacata, scusatemi il termine. Invece me ne sono innamorato, sono alla terza stagione, l'ultima, e poi l'attrice, la protagonista Eva Green è per me una garanzia. Ci tenevo a parlarvi di questa serie TV proprio perché appunto riguarda la letteratura e se siete amanti di questo tipo di letteratura vi consiglio vivamente di andarla a vedere e soprattutto se ad esempio avete letto Frankenstein, Dorian Gray. Il fatto di sapere la storia reale di questi tipi di personaggio e vederla nel film crea, diciamo, delle aspettative che poi vengono distrutte e creano cose molto più belle messe nella trama. Quindi io ve la straconsiglio anche perché è molto, scorre molto velocemente, è appassionante. Ripeto, però vi deve piacere il genere. E secondo me non ne ho viste molte di serie TV, pochissime. E tra quelle che però conosco, questa secondo me, messa anche a paragone con American Horror Story, questa è molto più in alto perché American Horror Story sì, è bella, nulla da dire, però magari poi sono gusti, io preferisco questa, proprio perché c'è della letteratura in mezzo, quindi della cultura e tutto il resto, non che in American Horror Story non ci sia nulla di culturale. Ragazzi, questo video ovviamente credo sia l'ultimo prima di Natale, quindi vi auguro di nuovo buone feste. E niente, è un video, ripeto, molto breve perché ci tenevo a parlarvi di questa serie TV, ma non posso andare oltre. Altrimenti farei uno spoiler e poi mi ammazzate. Quindi per non togliere la vostra iscrizione, mi fermo qui. Ve la consiglio, la potete trovare online anche gratuitamente sul sito Alta Definizione, basta scrivere Penny Dreadful. E niente ragazzi, se stai guardando il video e non sei ancora iscritto, iscriviti, lascia un mi piace, condividi il video e ci vediamo prossimamente. Ciao belli!